Ora tocca a Martin e Melman. La pazza degli accalappiatori. Il capitano Dubois. Fuggite. Marty. Corri, Marty. Merda. Cioè, se prendi una tazza di tè. Se prendi una tazza di tè, vai più veloce. Ma non capisco se è una sfida fra me e Alex o l'importante è solo scappare. A parte quanto è rapida la signora, ma come fai a essere avanti a me, Alex? Porca troia, che prendiamo lo stesso numero di oggetti. Stiamo prendendo gli stessi numeri di oggetti e sei più avanti di me. Com'è possibile? Follia del mango! Ok, questo glielo concedo a Julian. Glielo concedo a Julian, è stato divertente. Arrivederci, Dubois. Mi piace l'odore della fuga di mattina. Bravi. Bravi. Ottimo lavoro nell'ultima missione. Siete animati dallo stesso spirito dei pinguini, quasi. Ma non abbiamo finito, niente affatto. Melman e Gloria, ascoltate. Ah, ci servono ok. Gli attrezzi e ho individuato una cassetta piena. Portatemela al più presto, è tutto. Pronto? Un attimo? No, no. Ciao, Re Julian. Ciao. Cioè io. Ha sentito dire che in Italia ci sono scarpe stupende. Questo è vero. Ci sono delle di scarpe di una manifattura perfetta. Ma se queste scarpe di Roma sono così splendide, le voglio! Sì, sì. 10 paia dovrebbero andare. Beh, che aspettate? Ho i piedi gelati, andate, andate. Mangiateli i piedi gelati, cretino. Allora, direi di scegliere Gloria. E rieccoci di nuovo qua, bella Gloria, in mezzo alla cittadina romana. Che cosa vuoi questa volta, abbiamo detto? 10 paia di scarpe, mamma mia, e una scatola rossa. Melman, tu sai dove trovarla? No, non lo so. Scusatemi. Scusa un attimo, qua ci sono... Beh, finito. Speriamo che sia morto la prima. Scusami. In che modo io avrei dovuto capire che quella cosa lì, quella sotto il legno, erano i cartelli? Dal mio punto di vista, sembrava quasi un gong. Sembrava un gong di quelli tipo Zen. Vale. Comunque, abbiamo detto che i palloncini sono per Marty, quindi... Per Melman abbiamo bisogno di trovare altro. Dobbiamo trovare le non erano siringhe, erano i termometri. Ti giuro che io sarei quasi tentato. Ok, dobbiamo trovare le 3 valvole che attivano la fontana. Ok, Melman. Perusio, ma dai, ma mettere i cartelli mi fa togliere gli occhiali, ma scusami. Spero di non beccarmi un raffreddore. Ma già ce l'hai se fai questi starnuti, Melman. Allora, devo dire che però, a modo suo comunque, hanno ricreato una Roma sbagliata, perché sì. Però carina da vedere. Oh, guarda, un paio di scarpe, Melman. Mortino? Ti ho sentito ridere, eh? Faccia di merda. Oh oh hehi. Mortino sempre più inutile in questo gioco? Questo mi stai dicendo? Allora, quindi probabilmente Mortino è da trovare. A parte che... Ho trovato una cosa per Giulia. Stiamo rubando scarpe alla gente romana, quindi romani, se perdete le scarpe sappiate che la colpa è loro. Allora, dobbiamo fare attenzione alla calappia animali. Il raccolto va bene questa stagione. Il raccolto va bene questa stagione. Porca troia.
Intanto sto continuando a mettere tutti quanti gli, come si chiama, i volantini. Questo cos'è? Oh, bene, i travestimenti mi mettono a disagio. Il circo è in città. Che cazzo? Qui non c'è niente, tantomeno una giraffa. No, scusami, a cosa serve questa cosa? Spero che a Giulia piaccia. Allora, facciamo passare un attimo il tizio qua. A cosa serve questa cosa col piedistallo? A far salire Gloria, forse? A parte quante scarpe in questa zona. Bene, i travestimenti mi mettono a disagio. Forse può essere che è un modo tipo per far credere che io sia una statua. Credi davvero che funzionerà? Credo che la gente che mi vede su quei piedistalli crede che io sia una statua. Non mi preoccupo, ci pensano gli accalappiatori. Ok, tanto io continuo a rubare. Julian dovrebbe piacere. Gloria, vieni un attimo qua. Dai il colpo di culo. Ecco, fatto. Oh, attenzione. Rimettiti sempre gli occhiali, che si sa mai gli accalappi animali dove siano. Oh, comunque siamo già a metà di tutti quanti, come si chiama? Ah, giusto, Gloria qua. Di tutti quanti i volantini, eh. Mica male. Ah, può metterli anche lei, benissimo, dai. Bel travestimento. Bel travestimento. Questo è sicuramente un vicolo buio in cui potrebbero accoltellarti malamente e rubarti il portafoglio, ma va bene così. Signore, si levi dalle balle, scusi. Devo fare il mio lavoro, anche se lo sto facendo in modo abusivo. Ecco un altro paio di scarpe. Dai, mancano solo due. Scusa un attimo. Penso che andrò al circo se è ancora in città. Ok, sì, la palazzina distrutta probabilmente da una bomba nel 1920 è ancora lì distrutta nel centro di Roma. Che ricordiamolo, per gli americani Roma in questo caso è ancora la Roma degli anni 20. Ecco qua, aspetta. Oh, occhio che c'è la chialappia animali lì. Non fare cazzate, Melman. Ok, scusami un attimo. Ci mancano 5 volantini. Ci manca l'ultima scarpa che è qua. Perfetto. A chi serve tutta questa roba comunque? A lui. Però non ne capiamo il motivo. E vediamo da queste zone che cos'altro c'è. Allora, qui c'è una stellina per Alex. Oh, oh, scappa. Scappa. Sicuro che fossero qui. Mamma mia. Gli inseguimenti quelli incredibili di GTA. Uguale, identico. Cazzo. Gloria, cosa fai? Ma perché ti bughi sempre addosso ai muri anche tu, donna? Comunque, non devo appenderli all'altezza degli occhi. Altre stelline per Alex, altri palloncini. Aiuto! Altri palloncini per Marty. Ci mancano solo 3 volantini e abbiamo fatto. A parte che, dove siamo in questo momento? Cioè, nella realtà, in che punto di Roma saremmo? Forse perché io non sono stato a Roma tanto, nel senso, il massimo che ho visto è stato il Vaticano e il Colosseo, perché ero in crociera in quel momento. Ci sono molti accalappiatori. Ma ammetto di non ricordarmi e di non sapere dove mi trovo ora. Ah certo, questo è un cannone, tra l'altro. È un cannone, quindi servirà a Marty qua. Ok, ci mancano solo altri 2 volantini e dobbiamo trovare la scatoletta rossa che ci hanno chiesto i pinguini. Va bene tutto, ma il cielo è fatto bene. Devo ammettere che il cielo è proprio fatto bene. Ma in realtà tutto il gioco è bello a livello visivo. Visivamente, a parte alcune cose, tipo questa linea qua in mezzo, boh, visivamente è gradevole, cioè nel senso, è fatto bene. Abbiamo detto, ci serve trovare, ci servono trovare le valvole per questa fontana, giusto? Dove potrebbe essere una valvola? Non ne ho idea. E io come passo di qua? Non ne ho idea neanche di quello. Vieni qua.
Ecco fatto, fiorellini presi. Ah, guarda, qua c'era un altro poster che avevo dimenticato di mettere, quindi siamo a meno uno. Non sapendo dove si trova in questo momento l'ultimo cartello da mettere, io proseguo la mia avventura e vado a vedere cosa c'è da queste parti. Cazzo ti ridi? Oh, eccoci qua. Però, questa è una zona per Alex. Io non ho idea di dove devo andare, seriamente. Forse di qua? Dove c'è Mortino che se la rideva. Ah, certo, qua non ci sono più andato. Forse è qua che si trova l'ultimo poster da mettere. Dovrebbe aprire questo. Scusami un attimo. La madonna! Dove si trova l'ultimo poster? Si dovrebbe trovare in questa zona. È l'unica che non ho visitato prima. Che cacchio è Mortino? Mi irrita il fatto che lo sento e non lo vedo. Gloria, vieni un attimo qua, per favore. Che qua uno toccherà a te sicuramente, che ti devi buttare in acqua. E due, molto probabilmente ci serve la tua culata qui. Donzerra in pericolo. Ah. Avrei accettato molto di più che ci andasse a spallate o con le zampe. Con la testa che passa attraverso la porta, direi proprio che no, non lo accetto. Oh, fermo un attimo. Ah no, è un paio di scarpe, mi sembrava Mortino. Qualsiasi cosa marrone che vedo mi sembra Mortino. Mortino deve essere qua, deve essere qui assolutamente. Eccolo qui, ti ho trovato, stronzetto. È volato via, è mago. E abbiamo ottenuto un trofeo, lemure a Roma. Ok. Gloria, credi che sarei più macio se mi facessi sparare da un cannone? Sei pazzo! Le tue gambe non entrerebbero mai in quel cannone. Già, è quello il problema. È proprio il fatto che non ti entrano le gambe nel cannone. È proprio quello. Ok, però, visto che nessuno lo dice, salute. Melman non distrugge le casse, nonostante le sue zampate riescano a distruggere un cazzo di camino di cemento e mattoni, ma non riesce a distruggere delle casse di legno. Così vi voglio io. Allora, molto probabilmente, come faccio? Fermi tutti. Allora, scarpe. Partiamo da questo presupposto. Molto probabilmente devo buttarmi in acqua, perché è quello che vuole il gioco. Comunque qua è ancora zona per Gloria. Qua che cosa abbiamo? Altre scarpe. Madonna, gli obiettivi secondari però te li mettono proprio... E là. Te li mettono proprio, come posso dire, per essere superati. Oddio, io come passo di là ora? Cioè devo aspettare Gloria per forza. Quindi, allora, prima di andare di là, mi butto in acqua. Sì, lo so, grazie. Manco fosse la prima volta che ti butti in acqua, Gloria, buttati giù, ti ho detto. Allora, bolla raggio. E abbiamo trovato dei fiori. Allora, i collezionabili, questi qua secondari, come ho già fatto anche per le monete in Madagascar 2, se non li trovo non me ne faccio un problema, guarda, ma proprio no. Le scimmie in Madagascar 2 sono state un problema. Cos'è? Un canale sotterraneo? Una vecchia, boh, un vecchio scantinato romano? Ah, dall'altro lato, perdonami, è andato a memoria. Ah, ho capito dove siamo. Qua dove Melman ha distrutto il portone. Perfetto. Quindi, prima valvola è andata. Dobbiamo salire dove si trova Melman ora. E io comunque sono sicuro, romani, per favore confermatemi questa cosa, che le vostre fontane sono controllate da tre valvole giganti rosse buttate in mezzo alla città, in punti in cui nessuno può arrivarci. Per favore rispondetemi. Che cazzo di... guarda, non lo so. La seconda valvola è sul serbatoio dell'acqua. Sì, e tocca a te prenderla, visto che Gloria è nana rispetto a te. Ecco qua, vai Melman. Dall'altro lato, ecco fatto. La valvola era sopra, ma lui è andato giù con la testa. Bravo, così ti voglio. Allora, qua c'è qualcosa, sì, una stellina per Alex. Vai Melman, questo è tuo. Visto che c'è, a parte le scarpe,
C'è anche il termometro. Termometri che, quanti siamo? A 10. Siamo a 10 termometri. Che cazzo ti ridi, Gloria? Certo che da quando nel secondo film hanno spinto molto sull'acceleratore, sul loro due che sono innamorati. Nel terzo, vai. Nel terzo ne abusano di sta roba. Ma l'ultimo coso dov'è? E per ultimo coso intendo dove si trova. Fermi un attimo. L'ultimo poster che devo affliggere. Bella domanda. Di sicuro non sui tetti. Altri giochi ti fanno andare tipo sui tetti a mettere le cose. In questo caso i poster. E molto spesso mi chiedo perché? Perché mi fai andare sul tetto per andare a mettere un poster? Ah, giusto, Melman. Stavo cercando di capire. Mi ha fatto molto ridere la scena. Mi ha fatto molto ridere. Non riesci a prenderlo tu? Sei troppo alto? Interessante. Di sedere. Oh, e finalmente possiamo risalire volendo. È l'ultima valvola. La fontana dovrebbe funzionare di nuovo. Ed ecco lì la scatola degli attrezzi. Ma io prima di andarmene voglio trovare l'ultimo poster da mettere. Non me ne frega. Oh, ho girato tutti i muri possibili. Tutti li ho girati. E non riesco a trovare dove vada l'ultimo poster. Non lo so. A sto punto, amen. E me ne vado senza metterlo. Entrate nella fontana, così ci arriverete. Ecco fatto. Obiettivo completato. E ora possiamo tornare indietro. Detto sinceramente, fottetevi voi e le vostre missioni secondarie. Ehi! Tutti saltavano. Eccellente lavoro. Kowalski, scorri quegli attrezzi, già che... Certo, vostra altezza. Dove siete stati? Non sapete che c'è una cosa da fare per pubblicizzare il circo? Che cosa? Okay, dimmi, mostri. Julien! Pronti per la festa di affissione dei manifesti? So che lo siete! Seguitemi mentre scorrazzo per le strade e tiro un sacco di manghi! Oh, porca... Dove li hai trovati i manghi? Metto sul muro prima che il mango si asciughi, se no non si attacca! Vedete? Funziona come una cosa... Che spreco di mango! Pronti? Seguitemi! Io ti odio, Julien. Io ti odio. Bene, altro minigioco dove stavolta invece che correre via dalla tizia dobbiamo affliggere i manghi. E facciamo Marty. Ah no, invece... Sì, è come dicevo, solo che... Questa volta non è a corsa, ma dobbiamo solo seguirlo. Dove? 40... Ti devo seguire per 46 manghi? Serio, Julien? Troppo veloce per voi, lo so. Purtroppo lo so anch'io. Porca troia, io ti odio, Julien, sappilo. Niente che non puoi risolvere con un bel cazzo. Ed è pure una sfida fra me e lui? Fra me e Melman? Re Julien, vai, Melman, ascolta, fallo. Che cazzo me ne frega. Ma si asciugherà veramente il mango? Ma sta saltando. Cosa sta succedendo? Perché Melman stava saltando, cercando di uccidere Julien? Per quanto approvi la cosa. Aiuto, sono incastrato. Ma guarda, Melman, fallo, che cacchio me ne frega. Ma si è asciugato veramente alla fine. Oh no. Dannazione, quindi devo seguirlo veramente di corsa. Levati. Voglio sollevare un polverone. Anche perché quello se lo fa Shorty il polverone, Marty. Te lo ricordo. Levati. Dai. Bastardo, mi ha rubato. Me l'ha rubato. Ecco fatto, vai. Guarda, Melman, muoviti. Chi se ne frega della sfida. Vinci tu, vinco io. Chi se ne frega. L'importante è che la finiamo sta missione. E com'è possibile che non ci sono romani in giro per le strade? Presto. Non ci sono più gli accalappi animali? Non c'è più nessuno? Solo una considerazione personale. Che palle! Che sparisce il prompt di comando! Guardalo! A parte che siamo nella zona dove eravamo con Alex e Gloria prima.
No, ah, ok, ce l'ho fatta. Vorrei poter correre di più, invece stiamo zampettando. Porca. Stiamo zampettando come se non ci fossero problemi. Ecco fatto, dai, ne mancano solo 16. Avanti. Oh, Melman mi ha raggiunto, eh. È indietro di due, ma mi ha raggiunto. Ok, sì, dai. Ah, no. La pari, tra l'altro. Tra l'altro, la sfida non era affliggili tutti quanti numerati, ma era affliggili per tutto il percorso. Quindi la sottosfida è riesci a farli tutti. Perfetto.